Siamo con Nino Donia, l'ideatore e il curatore di questo splendido museo del calcio che ha ospitato parecchi giocatori molto importanti. Noi di 98.0 l'abbiamo sempre documentato. Oggi altri giocatori, questa volta ecco dalla nostra Sicilia. Signor Donia, innanzitutto, come è cresciuto questo museo negli anni? Ormai è 2 anni, se non sbaglio. 2 anni, sì, nel 2020, sì. È nato così, per caso. Con la pandemia non avevo niente da fare e ho creato in questo locale questo museo. E negli anni si è arricchito di cimeli, ecco, ogni giocatore porta qualcosa. Non pensavo di trovare questi limiti, sono belli. Quest'anno oltretutto un riconoscimento molto bello e importante, vediamo il premio San Giorgio alle sue spalle. Sono stato onorato dagli amici miei di Monforti con Cambiello Spameli e sua figlia Serena Sfameli, che mi hanno onorato di questo premio. Un bel riconoscimento, sempre sono molto molto soddisfatto. E la motivazione è stata sempre per la creazione di questo museo. Perché mi hanno fatto visita, mi ha dato la maglia di Monforti, la storica maglia di Monforti, e sono orgoglioso di avere pure quella maglia. Allora, questa è la maglia della Tiger di Brolo, che ha festeggiato il 50° anno di vita della società, ed è firmata da tutti, diciamo non da tutti perché è impossibile quasi raggiungerli, la maggior parte dei componenti, dei ragazzi che hanno giocato con la squadra, diciamo nel 50°. E voi siete tutti giocatori quindi di questa squadra, esatto? In pensione. In che anni avete giocato con questa squadra di Brolo, ecco, mi sembra che avete detto, la Tiger di Brolo? Erano gli anni 70, diciamo, 72, 73. E avevo tutti questi ragazzi che erano, io ero il più anziano naturalmente. Lui faceva da chioccia. Facevo da chioccia, sì. Il giocatore più rappresentativo. Sì, non è vero, tutti erano bravi. Il gioco in quegli anni era diverso rispetto ad ora, il sentirsi squadra, ecco, c'era un altro spirito magari. Sì, era uno spirito combattivo e noi avevamo una squadra veramente efficiente. Perché qui c'è l'essenza, diciamo, del calcio vissuto negli anni 70, e il calcio negli anni 70 era semplicemente passione e divertimento. Calcio vero, diciamo, non era scopo di lucro. No, addirittura come diciamo oggi Ciccio era, non so se quanto tempo era che non ci vedeva, una quarantina d'anni. Allora non è cambiato nulla da 40 anni a oggi, l'affetto diciamo che c'era allora è identico. Questa è la vera passione e diciamo questo luogo e questa mostra fa tornare a chiunque, diciamo, è qui, è stato fotografato, no? Di ricordare e di avere lo stesso sentimento e la stessa emozione, perché sono tantino emozionato pure nel ricordare e nel rivivere, diciamo, tutti questi momenti che ricordano la vera gioia. Per quanto riguarda il discorso della maglietta della Tiger, qui con Nino Calderone, questa è nata, diciamo, nel torrente di Piana, questa maglietta diciamo della Tiger, dove abbiamo iniziato a giocare quasi a piedi scalzi. Mi ricordo il primo pallone che portò lui da Messina, sì. No? Ed era praticamente un evento straordinario, era quel vecchio pallone di cuoio allacciato. E noi andavamo dal macellaio per mettere il grasso un po' di grasso e quando c'era l'effetto che si faceva un colpo di testa di lasciare il segno. Però era una gioia infinita riuscire a giocare con un pallone del genere. Se posso permettermi, questo fa capire l'entusiasmo che c'era alla tecnica di questo signore. La cosa che più mi ha fatto piacere, che mi è rimasta nel cuore, e la sua serietà, la sua professionalità. Infatti a distanza di 40 anni, 50 anni, ancora ci frequentiamo, siamo tutti assieme, l'amicizia è rimasta. Questo per fare capire, insomma, il tipo di persona che era questo signore.